In che stato è la struttura di San Vito a Sant'Arsenio e quali i rapporti tra l'amministrazione comunale e l'ASL Salerno? La risposta alle due domande è la stessa, non buoni. Il sindaco Donato Pica, in consiglio comunale, ha illustrato l'argomento con un breve excursus storico dei rapporti tra l'ASL e il comune di Sant'Arsenio in merito alla gestione dell'immobile dove sono ubicati i servizi RSS dell'ASL Salerno e la casa di riposo per anziani di cui è titolare il comune di Sant'Arsenio. Esistono delle problematiche in essere, la situazione di precontenzioso in ordine ai criteri di riparto delle spese generali, ha precisato Donato Pica. Inoltre, l'ASL ha trascurato la struttura, non operando i necessari interventi di manutenzione, peraltro previsti nel comodato gratuito trentennale a suo tempo stipulato. Il sindaco durante l'assemblea ha reso noto che l'ASL ha espresso la volontà di liberare la struttura di San Vito, trasferendo i servizi attualmente in essere presso l'immobile di sua proprietà dell'ex ospedale di Sant'Arsenio. Allo stato, ha aggiunto Pica, l'immobile di destinazione necessita di rilevanti interventi di ristrutturazione. C'è urgenza di creare un tavolo tecnico con l'ASL Salerno per verificare le modalità di trasferimento dei servizi e che definisca un nuovo modello di gestione per San Vito. A tal proposito richiamo le numerose note inviate all'ASL di Salerno e le sollecitazioni più volte espresse di persona. Il consigliere Arsenio Spera ha invitato intanto il Consiglio Comunale a prendere seriamente coscienza della situazione generatasi. L'ospedale di Sant'Arsenio è finito e l'ASL non tiene in alcuna considerazione l'amministrazione comunale, operando scelte discutibili e non condivise. Ritiene da ultimo che sia giunto il momento di avviare una battaglia comune in difesa degli interessi della collettività sant'arsenese, atteso, è evidente, il tentativo da parte di qualcuno di isolare politicamente Sant'Arsenio. Luigi Pandolfo ha invitato il primo cittadino a promuovere un incontro, anche in forma pubblica, tra il Consiglio Comunale e la Direzione Generale dell'ASL. Al termine della discussione il sindaco ha comunicato che richiederà alla Direzione Generale dell'ASL Salerno un incontro urgente con una rappresentanza del Consiglio Comunale di Sant'Arsenio.